free, Red. I wouldn't celebrate just yet. Man, you need to lighten up. Hell, you might even try smiling. Una cavità bello. On second thought, maybe frowning suits you better. Hey, don't pout. Look. Capitolo 18. Ci siamo, raga, è la fine. Ma quello è un po' un casino, Sono tutti Numen quelli. What is all this? Something wrong, sir. Che padella che c'ha come telefono. Standby, sir. Your orders. Bring them in. It's like the whole damn building's made of them. Yeah. I don't understand. What are they doing? Who knows? Wedge! You don't think he got caught up in it, do you? If he did, I hope he's okay. They're coming. Who? This we don't need. Mi fa ridere che comunque continuino a mandare dei veterani a prenderci. Cioè, per carità, è una delle loro più forti. Ma qual è il senso di mandarci 6 truppe a caso? Cosa vogliono fare? 5 tra l'altro, nemmeno. Cosa vogliono fare con sti rubini qua? Senti lì. Non in pubblico, grazie. Eccoci. Non mi ricordo come funzionava. R2 accelera, L2 frena. Ok. Abbiamo i danni. Aspetta, io potevo fare anche qualcos'altro? Posso lanciarla?
Salta duello in moto? Posso saltare anche il duello? No. Anche perché non so fino a che punto salta. C'è un qualcos'altro che succederà. Dai, vai, vai, accelera, Butta su. Butta sul gas. Prendi la scia. Fuori. Ok, fase 1 andata. Passo avanti, raga, Se mi lasciate. Non mi lascia. Boh, è un carro. Piano. Elevati. Allora, per il carro dovete andarli dietro, perché ovviamente nella parte in cui loro, loro sparano da una parte, non vi colpiscono da quella parte lì. Quindi se puntano verso dallo sportello a sintra, voi andate a destra. E intanto vado. Pendente? Ah, era quello, ok. L1 attacca a distanza. L1. Ah no, L1 è par. Oh, piano, piano, raga. Sto guardando i tasti. Levati. Barret, dammi una mano, va. Ok. Non aveva ancora finito. Dai. Attacca. Attacca. Ah, il fendente. Ah, ok, ho capito. Vabbè, fa lo stesso. Ormai non mi ricordo neanche quando è stato l'ultima volta che abbiamo fatto il giro in macchina. Guarda quante vita c'ho. Era, vi ricordate con Jess? Era quella situazione lì. Oh, via, fuori. Abbiamo metà vita, raga. Non va bene per niente sta cosa. Elicottero Shinra. Ok. C'è un puntatore lì. Occhio dove spara i laser. Preso in pieno. Chi è? Barret finisce prima o poi, Via, fuori queste cose. Un fendente dopo l'altro, non è un problema. Ok, questi dobbiamo lasciarli. Aia. Dobbiamo lasciarli mirare un punto. E li prendiamo dopo. Occhio quando fanno questa. Abbiamo sempre meno vita, raga, non va bene per niente. No, anche gli sfregiatori. Quelli sono forse ancora più un problema. Aia. Beh, io posso pararmi volendo. Però basta fare un pochettino di zighi zighi. Non muore mica sto cosa. Per i colpi, voglio. No. Ma non muore. Forse devo dargli la cosa elettrica? No. Oh shit. Calmi. Dai Barret, spara anche te qualcosina. Occhio se l'hai attaccato. Te l'ha detto. Dov'è? Mannaggia.
Ma come faccio ad arrivare in fondo io? Che c'ha metà vita neanche sto robo, io ne ho, l'ho già finita. Aspetta. Ho perso. Ah, no, mi ha impiccato troppo. Mi ha impiccato troppo all'inizio, cacchio. Ok, ok, allora stavolta ci siamo, eh. Oh, c'è anche altra gente? Ammazzati, dai. Che cacchio di robo. Non funziona neanche più. Forse devo ammazzare. Aia, Ammazziamo prima il robottino, va. Dov'è? Ce l'ho dietro. Toh. Un colpettino ogni tanto. Allevati. Ah, forse c'è la scarica folgorante, quella roba lì. A stavolta abbiamo comunque più vita, ma anche per il semplice fatto che la battaglia ti riparte dal combattimento contro i robottini, i tre, non contro gli umani. Sicuramente aiuta. Cos'è che fanno quelli? Cos'è che vogliono i numeri? Stavolta siamo contro i soldati, eh. Aia, che è successo? Aspetta. Dobbiamo tenere sotto controllo i soldati e gli attacchi aerei. Buono. Che sarà sentito. Non vedo un cacchio, raga, ma ha messo la luce contro. Occhio. 200 robe da tenere sotto controllo, raga. Cioè, loro che partono, che ti vengono incontro. Non vedo un cacchio! Io sono morto di nuovo. Ma ti punta la luce contro, ma siete stronzi! Ma tra l'altro sono stronzissimi, raga! Cioè, ti vengono proprio addosso! Ti ci spingono contro! O uno è morto! Guarda che non si leva mica! Bastardi! Passa avanti! Brutto maledetto. Ok. Cioè, ti prende, ti spingono contro le fiamme. Proprio dei maledetti, eh. Cioè, ti braccano, come ti tirano le sportellate. Ah, non lo so, Barra, devi dirmelo te. Sei te che colpivi il coso. Tocca fare a me qua, se no. Non è il momento. Insomma, in qualche modo. No. Ah, ok, grazie. Un pochettino mi ha recuperato. Chissà perché mi recupera i PV. Il destino del mondo. Questo appunto vi fa capire probabilmente che noi c'entriamo col destino del mondo, no? Cioè, tipo Barrett che viene pugnalato, viene trafitto e non muore, è perché Barrett c'entra col destino del mondo. Invece Jesse invece viene viene ammazzata perché probabilmente non c'entra col destino del mondo. Aspetta. Allora, dobbiamo buttare giù le ruote.
Occhio quando fa ste cose, perché chiaramente subiamo. Ultima. Ok, stremato. Vai, 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 addosso, addosso, addosso. Fendente, doppio, triplo, tutto quello che vuoi. Non so dove andava. Cos'altro però? Sì, ma io non vedo a destra qua, c'ho i muri, eh. Non vorrei dire niente. Vai, vai, andate anche voi, Barret. Tutte addosso. Non so se devo andare tipo su di lui. Occhio. Dai, mi ha preso? Ok, bravo, ti sei girato te. Gentilissimo. Merda. Non so se gli devo fare qualcosa di particolare. Vai, 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 vai. Ma lo stremo continua di brutto comunque. 400%. Occhio. Ti preoccupare, sto a posto. Ha delle ruote. Boh. Ok. Boh, io tiro questa, giusto per. Cioè, proprio a caso. Non vedo. Non vedo, ho detto. Morirò. Ok, 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 fermi. Piano. Occhio alle pareti, cacchio. Occhio. È comunque quella ruota lì che mi interessa. Vabbè, niente. Ma io la voglio. Vado di là. Via. Ruota centrale. Ruota centrale. Ruota centrale. Cloud, 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 calma. Dai, dai, dai. Ok. No, no. No. No, Wagyu. Porca. Ma iniziava a sparare? Stavolta cerchiamo di appunto non prenderci in pieno i raggi laser della morte. Ok, due andate. Forza, 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 l'ultima. Ok, godo. Addosso, addosso, oh, Cloud. Vai. Vai così. Vai così. Un bel 600, via. 604 ce l'abbiamo. Ora, cosa fai? Sfiammata. Easy. Decollo in avanti ancora. Sì. Questa è l'ultima fase. Raggi per terra. Va bene. No problem. Yeah. Non so se serve a qualcosa quel colpo, ma io gliel'ho fatto. Ah, forse sì, dai. Ahia, questo l'ho preso. Non più del previsto. Ok, via. Non mi interessa se mi fai quei colpettini, sei l'ultimo. Sei alla fine, amico mio. Oh! Butta giù! Butta giù! Ok, that's finissimo! Come on! Là è un po' un casino.
Bella. Barret gasatissimo. Arrivate a destinazione. Allora, disponibili solo Cloud. Questo qua, ragazzi, è l'ultimo punto di salvataggio a disposizione. Vi chiederà più avanti di se siete sicuri di andare avanti o meno, ma non lo vedremo adesso perché c'è una cosa che ho dimenticato, purtroppo, perché io dal sistema posso andare appunto alla selezione dei capitoli. Questa è una cosa che potete fare dopo, appunto potete scegliere il capitolo e andare direttamente a quel capitolo lì. Come vedete abbiamo due libri, sono lì in basso, sono due manuali disponibili nel capitolo 18 che ci mancano, e due altri nel capitolo 9 che quindi ho saltato, e uno nel capitolo 6. Questi sono gli ultimi manuali che mi mancano per ottenere, adesso non mi, eccolo qua, manuali di combattimento, per ottenere le cose che mi mancano. Come vedete, arte della spada mi manca l'8 e il 9, mi manca il 14 di Barret, il 6 di Tifa e il 14 di Iris. Comunque mi mancano dei manuali che appunto si trovano negli altri capitoli, per cui dato che li ho saltati voglio andarli a recuperare in modo da avere tutto per tutto pronto per la battaglia finale. Allora, per quella di Tifa, quindi bisogna tornare un attimo qua al capitolo 6. Se vi ricordate, in modalità normale, qui dove ci sono le ventole si trova la materia di evocazione per il Chocobo Muguri. In modalità normale o facile. In modalità difficile invece si trova la cosa di Tifa, appunto. Ok, via, fuori quelle. Dove devo andare? Devo attivare? Perché abbiamo un minuto di tempo. Ok, c'avevi un minuto di tempo per ammazzare la gente e quindi puoi attivare il robo. In teoria qui, manuale di combattimento per Tifa, volume 6, ok. Qua c'era la pietra evocativa, infatti. Questo era per quanto riguarda lei. Ora, torniamo al capitolo 9. Allora, quello che dobbiamo fare al capitolo 9, per prendere i due libri che ci servono, è praticamente fare le scelte alternative che avevamo fatto noi durante la serie. Vi ricordate, durante la serie in live, io ho fatto la scelta di Madame M, che però in realtà non vi ho fatto vedere perché appunto le ho fatte off camera, le avevo fatte, mi ricordo. Invece in serie, adesso qua in video, avevo fatto la strada, la route di Sam. Noi dobbiamo fare la route di Madame M in modalità difficile, però, per ottenere i due libri. Per farla sua dovete fare delle scelte, per l'appunto. Quindi io qua dico che Tifa è un'ottima barista. E quello che avevo fatto qua in serie era appunto perché mi serviva un vestito di Cloud. E per ottenere quel vestito dovete fare... Era Cloud, vero? O era di Aerith? Non mi ricordo. Credo fosse di Aerith. Comunque, adesso che non mi serve il vestito, vi faccio vedere anche giusto quella cosa lì. Comunque sono dialoghi abbastanza simili, cambiano giusto le missioni. Non so se c'entra anche lui, il butta dentro, perché in teoria c'è scritto anche che c'entra lui per fare la scelta di Sam. E non mi ricordo se l'avevamo fatta con lui. Comunque tipo
Mi dice la camera, dipende dal prezzo. Davvero, per dire. Questo tra l'altro sembra coso di One Piece, come si chiama? Quello lì, Lucci. È lui. Allora, lasciate perdere Johnny, perché non vi deve interessare. A Johnny dovete ignorarlo completamente. Ma le quest in generale non le vado a fare, ovviamente. Tranne appunto dopo che abbiamo sbloccato la sua. Purtroppo devo rifarmi anche tutti il combattimento contro la casa infernale, eccetera. Però vabbè, non è troppo difficile, anche se siamo in modalità difficile lo stesso, quindi non è quello. Allora, vabbè, qua abbiamo la raccomandazione di lui, bla bla bla. E dobbiamo fare il gioco della moneta. Senza però farlo, perché non dobbiamo andare nella sua route noi. Quindi non dobbiamo stare al suo gioco, ma dobbiamo andare sul... Lasciamo perdere, non ci interessa, quindi perdiamo la sua cosa, diciamo. Vabbè. Credo che sia truccata quella moneta. Ma arriviamo al punto di Madame M, perché dobbiamo andare a prendere il massaggio, chiaramente, per andare da lei. Il massaggio celestiale, quello da 3000. E in realtà non l'avevano già fatto questo? Avevamo fatto il massaggio da 3000, perché c'era quella scena con lei, Cloud. Vabbè. Come ultima cosa, dato che dobbiamo ottenere comunque la cosa per Aerith per andare da Corneo, la... Dovrebbe essere dai non contraddirla. It matters what I think, ok? Questa qua è l'ultima scelta che dobbiamo fare. Adesso abbiamo sbloccato la zona di Madame M, quindi possiamo ottenere le sue quest. Il problema è che appunto devo rifare tutte le cose della sfida all'arena. Una volta che abbiamo fatto la casa e abbiamo abbandonato Aerith, dobbiamo rifare la sfida contro di loro. E questa è una quest. E poi c'è questa qua nuova, il prezzo della notorietà. Oh, guardala là. Ok. Il ciocoviere con... Vi ricordate questa vecchia che io tra l'altro ve ne già parlavo, Mireille? Ve ne parlavo già... In realtà appunto senza sapere che non lo sapevamo. Cioè lo sapevamo ma non lo sapevamo. Poi ci ricolleghiamo comunque. L'angelo dei bassi fondi del settore 5. Yes. Some kind of folk here, but there's no denying she's the one that done did it. I mean, look at this calling card. Questa è una, diciamo, tra virgolette, una quest che va avanti dai vecchi capitoli anche, vi ricordate, no? Le indagini e tutto. I guarantee this is not the work of the angel. I saw it with my own eyes. Three shady looking types wandering around, scouting their mark, I bet. Well, if you're so sure, then bring them here. Prove to me this wasn't the work of your beloved guardian angel. You heard the man, Merc. I've got to find those thieves to clear the angel's name, and I need your help to do it. She would never, ever do. Lei non ruberebbe mai alla povera gente. Find the three I saw and bring them here to me. They ran off toward the old expressway on the other side of Evergreen Park. I tre balordi sono il capo lì, lo smilzo, il professore, quelli là sotto nella tangenziale. L'agnello dei bassi fondi. Vabbè. Sì, sono loro tre che stavolta hanno il capo. Io non mi ricordo se ve l'avevo già fatto vedere. Il capo mi ricordo che l'avevano già visto, perché era in un altro capitolo. Cioè, in un capitolo più avanti ritorna il capo. Però chissà se ritorna solo se non fate questa missione. Vi ricordate, no, che tanto dobbiamo tornare qua per andare al 7, mi pare, con Barrett. E c'è lui, però non mi ricordo, perché mi ricordo che lo presentavano lì. Questo è strano. Cioè chissà se fate questo... Adesso non mi ricordo nel... Perché poi appunto in live io l'ho fatto. Io ho fatto questo. Quindi dovrei anche andare, voglio rivedere anche quello, per capire se facendo questa strada
questa scelta. Lui ritorna anche dopo presentato. Eccoli. Manuale di combattimento per Cloud, volume 8. E questa era appunto una delle due quest. Perché sono i set, sono due set. O prendete quello di Madame M, o prendete quello di Sam. Questi disgraziati. Ma lui cos'è che c'ha il capo lì? A parte le mutande in faccia. Sembra tipo una boccetta di quelle cose che ricaricano, ti danno energie. Quelle robe giapponesi che c'hanno delle boccette che le bevi per partire, diciamo, bene con la giornata. Non so che cacchio c'è dentro. Donations. Do you need help taking them to the Leaf House? Kind of you to offer, but I can manage on my own. I know these streets like the back of my hand. Better even. It's the angel of the slums. She took the ton stuff. He's gonna be pissed. Well, I'll be seeing you. Thanks to you, we can put this mess behind us. I'm grateful. Pa 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 pa. Bam, bam, bam. The guardian angel of the slums, radiant defender of the downtrodden. Huh. Wonder if I'm an accomplice. That's enough of that. Should probably get back to. E lei? E Mireille sarebbe appunto l'angelo dei bassi fondi. E ok, allora fatta questa, in teoria appunto vedete anche questi in generale non ce ne sono più, se non appunto da andare da Madame M. Però se andate da Madame M, finite le quest. Why, hey there, champ. E quindi vi ferma lui. Got word from Madame M. She said you had time to kill before Aerith's ready for the big event. So, what do you say to taking on a little extra work while you're waiting around? We've got a hell of a lot of fans clamoring to see their favorite champ go another round or ten. And something tells me they're not gonna rest until they see you kick ass again. In realtà potete skipparlo, cioè non dovete farlo per forza. Se entrate, finite la quest e boom. Però dobbiamo ritornare là per fare altri combattimenti. Che a sto giro sarà un nemico meccanico. È un tipo un trituratore, una roba speciale. E chiaramente incontro speciale, se no potete fare le sfide nell'arena. Le hanno già viste, sono quelle classiche, diciamo. E sarà contro questo coso qua, tipo un motore modificato, non ho capito. Quindi equipaggiatevi una materia elettrica, la galvanica, fate gli attacchi elettrici, li fate danno, fate full gaga lì, quella roba là, e lo distruggete easy. Non è una cosa troppo complicata come battaglia, anche proprio di base. Non pensavo così tanto semplice, però fa la testa. Manuale 9. E con questo abbiamo finito. Con questo abbiamo finito. Adesso dobbiamo semplicemente tornare da Madame M. Lì si riprende tutta la missione di Corneo, eccetera. Bla 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 bla. Però qua abbiamo finito. I manuali li abbiamo presi. Mi mancherebbe una cosa. Una cosa mi manca. My people are working on her hair right now. I thought I'd take the opportunity to drop by and watch her match. I have to. Era un per i balocchi di Sam. Sam's precious toys take a beating. All right. I can tell by your hands you've come a long way. They're the hands of a fighter who has found new purpose. A woman. Due. Or two? I wonder. Just doing what I've always done. Anyway, Aerith should be finishing up soon. I'll go on ahead to check on her. Whenever you're ready, come back to the parlor. Dovrebbe essere pronta. Ma io non so perché mi ricordo delle altre quest. Sta cosa è strana. Cioè adesso non ce ne sono più. Io mi ricordo
Capitolo 9. Vedete, appunto, basta fare questo, insomma. Io mi ricordo anche un qualcosa... dei vestiti, da dar da mangiare. Che c'era il vecchio che faceva i vestiti che non c'aveva più voglia, allora dovevamo portarlo al bordello. Io mi ricordo anche quelle cose lì. Ma chissà perché non mi ricordo di averla fatta in serie. Forse in live l'avevamo fatta, ma non mi ricordo nella serie. Boh, sta roba è strana. Comunque, nuove prerogative per lui. E se andiamo a vedere adesso, ok, Cloud è il livello massimo. Cloud è il livello massimo. Tifa è il livello massimo. Infatti è del 356. Gli unici che mancano sono Barrett e Aerith, che sono gli unici due personaggi che hanno gli ultimi due volumi nel capitolo finale. Adesso ci arriviamo anche da loro. Però se non sbaglio mi manca un'arma di lei, perché ne ha 6. Ne abbiamo tutti 6 tranne lei. Quindi mi sa che mi manca un'arma di lei, ma non so dov'è. Il problema è quello. E vabbè, sì, comunque mi mancano quei 10 punti da dargli per l'ultima espansione. Adesso vado a vedere un attimo per l'arma e poi abbiamo finito. In teoria per l'arma devo fare furto su Eligor. No, furto non riuscito. Ah, ok, Asta Guerriera, eccola lì. Quella è l'ultima che rimaneva. Non ho capito il perché vada rubata un'arma. Vabbè, mi sono dovuto rifare tutto il capitolo 11 praticamente per rubargli un'arma. Che come cacchio fa uno a sapere che ce l'ha lui? Perché gli altri boss no e lui sì? Ed eccola qua. Cioè, praticamente sono ste due lame, vi dà scudo luminoso, protegge dai proiettili e tiene il nemico a distanza. Ok. Colpisce un nemico una sola volta durante l'effetto. Ok, non dovrebbe essere malissimo. Vedo che comunque c'ha un 39 di attacco fisico e 34 di magico, quindi non è neanche il massimo, insomma. Io con lei preferisco la Mithril perché ha molto attacco magico. Ed è quello che mi serve da lei. E... però scudo luminoso potrebbe essere buono. Cioè, protegge dai proiettili. Beh, adesso non è che abbiamo troppi nemici con proiettili, però insomma... tiene il nemico a distanza anche. Adesso chiaramente la espando, però... questo era tutto quello che volevo fare. Di extra, tra virgolette.